Allora, buonasera a tutti, sono Davide Moscone, psicologo, presidente dell'associazione Spazio Asperger Onlus. Siamo qui insieme a Giosi Santomauro, e insieme all'editore Giovanni Fioriti, che è qui in sala, adesso non lo vedo in questo momento, per presentare questo libro, perché questa è la traduzione, diciamo, in italiano, tradotto con Quelli che ce la fanno, come usare i nostri tratti autistici e Asperger per eccellere nella vita, che è la traduzione del testo inglese di Josie, Autism Stars. In questo libro Josie, che è una mamma di un ragazzo Asperger ed è sposata anche con Robert, che poi anche Robert ci leggerà qualcosa di suo e dirà, poi Josie racconterà, insomma, della sua famiglia. Josie si è avvicinata al mondo della sindrome di Asperger dopo la diagnosi a 5 anni, poi, come ci dirà e come è scritto anche nel libro, di suo figlio Daniel. Allora, la storia nostra è incominciata 20 anni fa. Damiano è stato diagnosticato a 5 anni. La specialista mi ha detto Tanni che non sapeva assai di Asperger, è proprio stato riuscito. Sta scoperto. E mi ha detto che lui non si sposava e mai lasciava la casa. E io pensavo, no, questo non succederà. No, non succederà. Io devo fare tutto, aiutare mio figlio a capire che cosa è questo Asperger. Allora, questi 20 anni sono stato, you know, giù e su, molto anche alto e basso. Abbiamo avuto tante gioie e anche tante dispiacere, sì. Allora, Damien, lui, he doesn't mind me saying this. Non gli importa se lei lo dice, cioè non gli dispiace se lei lo comunica. Sì, però a 17 anni lui è stato molto male, depresso, è stato all'ospedale, in psichiatria per tentato suicidio. Sì, allora è stato un anno proprio male, però abbiamo alzato sopra. E lui, dopo di questo anno male, è venuto come una epifania? Un'epifania. Che lui voleva lavorare in autismo. Lui stesso voleva lavorare, aiutare. Allora, tutti gli anni lui ha avuto supporto dalle scuole, e quindi niente, Andrea è un ragazzo di 34 anni che si è riconosciuto, è venuto da me un po' di tempo fa, poi ultimamente è ritornato, ha frequentato questo gruppo e ci racconterà un po', diciamo, la sua esperienza. Lui lavora e ci racconterà di sé, insomma. Ok? Niente, microfono, parte la parola. Scoperto di essere Asperger circa 3 anni fa, forse, perché mia sorella ha avuto un bambino 7 anni fa, lui aveva dei tratti che più o meno verso i 3 anni sono iniziati a uscire fuori, stranamente li ho riconosciuti proprio io, e da lì ho cercato, insomma, di introdurlo a mia sorella e a mia madre, e la cosa dopo un anno è venuta fuori questa diagnosi. Notando delle grosse vicinanze rispetto a quelli che erano i comportamenti, mia madre continuava a dire: sei uguale a lui quando eri piccolo, lui è uguale a te quando eri piccolo. Ho cercato, insomma, un pochino, anche perché per gli adulti è un pochino più complicato, in rete quelle che potevano essere le persone che potevano darmi qualche risposta, anche perché che ci fosse qualche differenza effettivamente l'avevo già capito da solo. Il problema è quale differenza fosse, onestamente non l'avevo capito. Finché ho trovato i ragazzi di Spazio Asperger, sono stato da Davide e forse per la prima volta
mentre raccontavo quello che sentivo, avevo qualcuno che riusciva a capire effettivamente quello che provavi dall'altra parte, perché poi la cosa più frustrante effettivamente è che tu magari cerchi di spiegare a qualcuno quello che ti succede, ma dall'altra parte non arriva niente, non c'è niente da fare, è troppo complicato. Di Alessia, che ci racconterà di sé, insomma, gli lascio la parola. Un applauso ancora di coraggio. Senza il quale credo che avrei avuto un'esistenza di tutt'altro tipo. Oggi sono qui a parlare principalmente per dire grazie a lui e ai miei figli, senza i quali sono sicura non sarei ancora qui. L'incontro con mio marito coincise e probabilmente fu l'artefice della mia maturazione e del mio cambiamento a livello sociale. Arrivata ad un mese dagli esami di terza superiore, dovevo essere in quinta in realtà in quel momento, decisi di abbandonare la scuola per cogliere al volo un'occasione lavorativa nel campo che avevo sempre sognato. E questo impulso di seguire l'istinto e di prendermi la responsabilità in modo autonomo mi regalò per la prima volta un senso di soddisfazione. Fu una delle mie prime vittorie e con esso ottenni i miei primi riconoscimenti e apprezzamenti a livello sociale. Beh, forse non sono poi così stupida, incominciai a pensare.